Guardando questa fontana svuotata della sua acqua, la vedo sporca, brutta, incompleta. Ecco, e mi viene in mente la persona simile a questa piscina, col suo corpo o con il corpo, che quando è svuotato di valori, di sentimenti, del cuore che esprime tutto ciò che è di più bello, della sua anima o del suo essere, rimane solo un corpo che col tempo deteriora, si imbruttisce, cambia in negativo, in peggio, e per cui, simile a questa fontana, esprime solo la parte brutta di ciò che è la vita, espressa attraverso il corpo. Ecco, se noi quel corpo lo lasciassimo sempre pieno dell'acqua, come dovrebbe essere in questa fontana, l'acqua stessa renderebbe questa fontana, quello scheletro di questa fontana, bello, meraviglioso, vivo. L'importanza dell'acqua è simile al giardino che in mezzo adesso c'è, dove questi alberi che esprimono l'anima, l'essere, i valori, i sentimenti, il cuore, sono forti, orgogliosi della loro vita. Questa è l'importanza di avere un cuore, di avere un'anima dentro un corpo. Quel corpo rimarrà sempre stupendamente splendente e meraviglioso di fronte agli occhi di chiunque.